Buonasera amici azzurri, buonasera a tutti, anche non azzurri per carità, non voglio essere discriminatorio. Benvenuti in questo nuovo video dove commenterò la prestazione del Napoli contro la Fiorentina. Ho visto Napoli nel primo tempo molto attivo, molto cattivo, grintoso, voglioso, dove ha tirato. Ha corso, ha avuto un sacco di occasioni. Io l'ho scritto in un foglietto. Ha creato 7 tiri in totale, di cui 3 in porta. Quando Higuain si è mangiato quell'azione dove si è scartato 4 loro, Maron, non vi lascio immaginare cosa ho detto quando ha sbagliato. Ma comunque. Primo tempo dobbiamo anche ricordare un episodio bruttissimo dove Insigne si è fatto male, quanto pare è un infortunio che riguarda i legamenti e quindi se è una rottura dei legamenti l'infortunio, cioè Insigne starà fuori per 5-6 mesi, quindi fino a dicembre, ovvero fino alla Supercoppa, avremo due esterni. E già con questo pensiero, vabbè, non lo carro ansia, ma comunque passiamo avanti. Nel secondo tempo invece ho visto un Napoli molto passivo, molto più concentrato alla fase difensiva e a ripartire. Perché la Fiorentina nel primo tempo ha giocato con 4-3-3, mentre nel secondo tempo ha giocato con 3-5-2. E devo dire che con il 3-5-2 la Fiorentina si trova molto meglio. Ma comunque, al 20esimo arriva la fiammata di maggio che crossa dove non colpisce il terzino, dove di solito i suoi cross colpiscono sempre i terzini. Tomovic scivola incredibilmente e Higuain segna tranquillamente anche con cazzimma cattiveria. Abbiamo segnato 1-0. E poi abbiamo fatto una partita troppo passiva, troppo difensivistica. Diciamo che sotto sotto la Fiorentina meritava di pareggiare, proprio sotto sotto. Però questa vittoria è molto importante perché ci consente di arrivare al terzo posto a un punto dalla Roma, dove la Roma giocherà stasera contro il Torino, però sicuramente il Torino farà una figura di merda, perché di solito la Roma fa la grande con le piccole e la piccola contro con le grandi, e quindi questa è la verità, non c'è niente da fare. Ok, noi facciamo i grandi con i grandi e i piccoli con due piccole, però è una questione di mentalità, non c'è niente da fare. Comunque, non voglio parlare di Roma, parliamo del Napoli, dove siamo terzi da soli e questo è il nostro obiettivo per ora, stare terzi e stare in quel posto là. E soprattutto non abbiamo sciupato questa partita perché non dovevamo sciuparla dopo il pareggio della Sampdoria e la sconfitta della Lazio. Se c'era Mazzarri, sicuramente la sciupavamo, sicuramente, sicuramente. Però per fortuna abbiamo Benitez. Comunque, migliore in campo Lopez, che sta crescendo a vista d'occhio, partita dopo partita. Migliore in campo Koulibaly, dove nel secondo tiro, no, scusate, terzo tiro della Fiorentina nel secondo tempo ha salvato sua linea. Grande muro francese. E poi direi Rafael, sì, Rafael non tanto per la prestazione perché ha salvato, ha fatto il miracolo una volta sul tiro di Cuadrado, però poi ha fatto anche delle uscite, eccetera, ha fatto una bella partita, per carità, però io lo metto tra i miei tre positivi perché è stato bravissimo a non demoralizzarsi, ovvero in queste tre partite è cresciuto ulteriormente personalità, grande lettura di anticipo sulle palle da fermo, sta migliorando.
Quindi non solo complimenti a Rafael che ha saputo subire queste critiche dai tifosi, ma bisogna anche fare complimenti a Benitez che non l'ha sostituito con Andujar, scusate. Ultimo punto, tanti auguri a Del Piero. Ok, è stato un giocatore della Juve, è juventino, però io sono del 89, io sono cresciuto con Del Piero, Zanetti, Totti e Maldini, anche se sul fine della carriera. Io sono cresciuto con loro, non posso fare niente, sono napoletano, però quando c'è di mezzo il calcio, la sportività, sono un po' primo. Quindi un saluto. Un affettuoso saluto, un affettuoso abbraccio, come volete voi, al gruppo Bar Napoli 1926, soprattutto a Camillo Mancini, altrimenti mi lincia, a tutti quanti, vabbè, anche agli altri amministratori se non si offendono. Un saluto anche a tutti gli altri youtuber che mi stanno appoggiando, mi stanno facendo conoscere. Quindi voglio, fate girare il video se vi è piaciuto, mettete mi piace. In descrizione metto il link della pagina Facebook. Quindi voglio 15 giorni senza Napoli e già questo pensiero lo sento male. Forza Napoli. Ciao!